Sono contento di avere la possibilità di farvi gli auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno. È vero che in questi giorni ci scambiamo gli auguri con tanta facilità, però voi sapete io non dico tanto buon Natale quanto vero Natale. E l'augurio che vi faccio è che davvero Gesù possa trovare posto non solo nel presepe, ma possa trovare posto anche nella vita e nel cuore di ciascuno di noi. Perché quel bambino è la nostra forza, quel bambino è la nostra gioia e quel bambino è la nostra speranza. Io vorrei che per tutti, dai piccoli ai grandi, dai malati ai sani, da chi appartiene a questo territorio, a questa città, a chi viene da lontano, per chi è credente, ma anche per chi non è credente, vorrei davvero che il Natale possa portare quella forza, quella gioia di guardare avanti e di sperare. Se il buon Dio comincia ogni anno da capo per poter continuare il cammino, anche noi possiamo ricominciare da capo. Possiamo credere di più nella preziosità della nostra vita. E sì, il Natale ci dice questo, che ognuno di noi è prezioso, tanto da meritare la venuta del Figlio di Dio tra noi per poi restare per sempre con noi. Ed è qua che dobbiamo accogliere quel messaggio che in questi giorni vado ripetendo. In un mondo che sta diventando troppo vecchio, c'è bisogno di qualcuno che senta la voglia e la forza di una scossa alternativa a questo mondo che ormai ci sta un po' pianificando. Stiamo andando e stiamo stiracchiando i passi uno dopo l'altro. Il Natale è sentire la gioia di esserci, è il sentire la gioia di costruire, è il sentire la gioia di guardare l'altro senza paura. Forza, mettiamocela tutta. E se davvero questo Natale deve significare qualcosa per noi, che significhi e che ci dia la possibilità di dire davanti a quel bambino: Signore, grazie perché io ci sono. Non vi meravigliate se questa preghiera vi può sembrare anche strana, ma è necessaria. Se ognuno di noi prende la consapevolezza che la sua vita è qualcosa che deve lasciare un'orma, che deve poter tracciare un solco, ecco che forse sentiremo quella forza e quella voglia di guardare avanti. Natale è il giorno della speranza, ma non solo un giorno, è tempo di speranza, Natale è tempo di gioia, di serenità. E allora un abbraccio a tutti, un grande augurio con la speranza che giorno dopo giorno costruiamo un mondo diverso e migliore.